Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati, nuova puntata di Terminal 1. Questa sera siamo pronti ad addentrarci nel magico, affascinante mondo della fotografia. Lo facciamo con una grande professionista, Sara Munari. Andiamo a scoprire chi è. Difficile provare a scattare istantanee della vita di chi ha fatto della fotografia la propria passione, oltre che il proprio mestiere. Sara Munari nasce a Milano nel 1972 e studia fotografia all'ISFAV di Padova, dove si diploma come fotografa professionista. Nel 2001 apre la stazione fotografica, studio e galleria per esposizioni fotografiche e corsi. Docente di storia della fotografia e di comunicazione visiva presso l'Istituto Italiano di Fotografia di Milano, collabora con l'Università Cattolica di Milano per alcune pubblicazioni. Negli anni organizza workshop con autori di rilievo nel panorama nazionale ed espone in Italia come in Europa presso gallerie e musei d'arte contemporanea. Nel 2009 esce il suo primo libro Oceano India e nel 2011 il secondo Non solo badanti. Nel 2014 presenta il portfolio fotografico Istruzioni imperfette per l'uso, libro che spiega cosa è un portfolio fotografico, come si trovano e sviluppano idee. Un aiuto concreto per chi è alla ricerca di un piccolo spazio nel mondo della fotografia. Numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale ottenuti negli anni, come il premio Roberto Del Carlo, vinto per ben due volte. Nel 2014 vince il secondo premio sezione Seasonal Moscow International Photo Award e quest'anno il premio nazionale Città di Follonica. Diamo allora il benvenuto a una grande fotografa qui a Terminal 1, Sara Munari. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Allora, ben ritrovata, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Andremo a sviscerare la tua professione, a capirne qualcosa di più, a far capire magari ai profani o come agli appassionati qualcosa di più del mondo della fotografia. Innanzitutto, ti è piaciuta la copertina di presentazione? Possiamo dire che sei veramente una delle principali fotografe in Italia o è eccessivo? Testiamo subito la tua modestia. No, non è eccessivo. Io questo percorso che è tutto mio lo sto seguendo e non voglio entrare in logiche di vittorie o successo, faccio il mio percorso. Il tuo percorso dove è iniziato? Quando hai detto sì, voglio fare la fotografa? Allora, il mio percorso è iniziato del tutto per caso perché mi sono iscritta a fotografia in una scuola di Padova solo perché erano finiti i posti di restauro a Venezia. Ah. Quindi del tutto casuale, facendo le stagioni avevo gli inverni liberi, lavoravo nei villaggi d'estate, quindi avevo l'inverno libero e ho scelto restauro. Sono arrivata tardi con l'iscrizione, erano finiti i posti, mi sono iscritta a fotografia, ho fatto i primi 6 mesi senza neanche la macchina fotografica. Poi dopo ho capito che poteva essere la mia strada e mi sono impegnata di più e da lì è stato davvero tutto abbastanza in discesa. Quando si dice che le cose migliori nella vita capitano per caso, sì. Questo mi sembra un caso bello grande, pentita qualche ripensamento o poi hai scoperto no. Che quella effettivamente era la tua strada e non la cambierai Nessun mai? Nessun ripensamento, non la cambierò, credo. E il tuo rapporto col restauro oggi qual è? Non so minimamente come sia fatto un quadro sotto Perfetto. La sua crosta principale. Perfetto, viva la sincerità. E abbiamo così anche assaggiato subito la tua modestia per quanto riguarda il tuo rapporto con la tua professione invece che quella della fotografia. Ma come ci si avvicina tecnicamente al tuo mondo? Magari ci sono anche tanti giovani che in questo momento ci stanno seguendo, appassionati di fotografia, anche se ancora, almeno per il momento, non hanno fatto della fotografia una professione. Tu cosa ti senti di consigliare? Ma probabilmente adesso l'istruzione offre davvero una gamma differentissima di corsi molto specifici. Ecco, uno dei consigli che posso dare è quello di decidere il settore fotografico al quale si vuole appartenere e più è ristretto quel settore più possibilità hai di riuscita. Nel senso okay. che più impari lo specifico di quel settore più probabilmente hai le conoscenze giuste per continuare. Quanti sono, se si può dire un numero, ammesso che ci sia, i settori della fotografia?
30, 20, 30, sì. Quindi sono i più disparati e tu dici è meglio specializzarsi in un settore? Ma probabilmente se si pensa a livello, cioè alla questione economica, quindi a un lavoro potenziale, è meglio entrare nello specifico. Invece se vuoi puoi aprire anche il negozio, chiaramente, però è una... cioè poi farai matrimoni, battesimi, queste cose qua, ritratto in qualche caso, però in generale ci sono nati anche settori completamente non nuovi, ma che si sono ampliati moltissimo ultimamente, tipo la fotografia di food, cibo, cioè settori molto specifici che ti permettono di trovare un piccolo spazio ancora. Quindi non sempre il mondo della fotografia è arte, è quello che ci stai dicendo. Tu hai mai fatto parte del mondo non artistico? Quello artistico abbiamo capito, sei fotografa, quindi ok, ci siamo. Ma hai mai fatto parte dell'altra sfera della fotografia? Cioè hai fatto battesimi, hai fatto matrimoni? Allora, premetto che per me la fotografia non è arte, quindi, però non voglio aprire questo dibattito che è lunghissimo. Ma sì, ho fatto tutto quello che mi è servito, soprattutto i primi anni, per riuscire a mangiarci con tranquillità, fino a che poi, quando ho raggiunto una stabilità decente, ho cominciato a dedicarmi più al settore delle mostre, dei festival, un settore più legato alle gallerie, ecco. Ecco, io capisco che la risposta sia lunga, hai detto che non vuoi parlarne, però dire una frase del genere a un giornalista che ti sta intervistando è quantomeno sconveniente, quindi la domanda te la faccio comunque. Per quale motivo ritieni che la fotografia non sia arte? Allora, ti dico che cos'è per me l'arte. Allora, per me un artista è tale nel momento in cui riesce a spiegarti una cosa che fino a quel momento era arrivata ma non bene, quindi lui ti mette in chiaro una cosa che tu non avevi avuto chiara fino al momento in cui non te l'ha mostrata lui, quindi è una persona che eccelle in previsualizzazione delle cose. In fotografia questo si distanzia leggermente dal mio punto di vista, perché quello che succede al fotografo non è presupposto esclusivamente suo, ma dipende da un soggetto, sempre se parti dalla realtà, che è esterno da lui. Perfetto, allora questa è la tua spiegazione, coerente e rispettabilissima naturalmente del mondo della fotografia del quale fai parte. Abbiamo naturalmente portato delle immagini dei tuoi scatti, ne abbiamo scelti alcuni, naturalmente sono tantissimi, ne abbiamo scelti alcuni, vorremmo commentarli insieme a te. Allora prego la regia di mandare in onda, eccola qui, una tua prima fotografia, ci racconti un po' cos'è. Questa fotografia l'ho scattata a Saint-Marie de la Mer, e in occasione della festa di Santa Sara, che è il 23 o il 24 di maggio, che è uno dei raduni più grossi al mondo di Rom. Santa Sara è la loro patrona e quindi c'è questa festa molto grande che invade tutta la parte intorno a Saint-Marie de la Mer. E in quell'occasione era una situazione un po' strana, perché la foto è molto ambigua. In sostanza questa ragazza stava staccando il filo dei panni, però dall'altro lato c'era piantato questo coltello che è minacciosissimo, tra l'altro rivolto verso di lei. In più è arrivata anche questa folata di vento che le ha aperto i capelli a raggiera e quindi ha rafforzato, cioè era tutta puntigliosa la foto e funzionava, ma lei sta semplicemente togliendo dei panni. Ecco, da come l'hai raccontata e dipinta tu questa fotografia, mi fai capire che questa foto, perlomeno nello specifico, non è preparata, ma è frutto del caso, del momento, dell'istantanea che hai deciso di scattare. Ti chiedo quanto spesso capita questo in percentuale rispetto a ciò che fai. Allora, nel mio caso, nel 99,9% dei casi, nel senso che non mi piace assolutamente fermare il soggetto, tutte le foto che ho prodotto finora sono frutto del caso, anche quelle magari in nuclei ristretti, quindi sono rimasta per un po' di tempo con un nucleo di persone, ma quello che accadeva era assolutamente indipendente da me. Non mi piace intervenire, un po' per il motivo che dicevamo prima. Ecco, c'è però una sottile differenza, secondo me, che va sottolineata e spiegata a chi come noi non fa parte del tuo mondo. Dicevi prima, hai detto adesso, scusate, che la fotografia nasce spontanea nel momento in cui ti viene l'ispirazione, però è naturale che facendo così il tempo di reazione si restringe molto, cioè tu devi immortalare quell'attimo, in quel preciso istante, che ha un particolare significato. E allora ti chiedo in quanto percentualmente agisce la tecnica su questo aspetto, perché anche la tecnica deve essere condensata in momenti, in attimi. La tecnica poco, l'occhio molto. Ok. L'attenzione molto.
Quindi è proprio il momento che va saputo cogliere, l'attimo fuggente che va fermato in quell'istante. Mi viene a dire quindi, domanda ed obbligo, che chiunque abbia questa qualità può permettersi di fare fotografia? No, chiunque abbia questa qualità sa vedere. Poi tra vedere e bloccare la situazione in un riquadro passa un 125esimo di secondo. Che bisogna vedere. È il momento dello scatto proprio. Perfetto. Allora chiediamo alla regia di far vedere anche un'altra fotografia, un altro tuo scatto per andarlo a spiegare, questa bella bambina in bilico. Sì. Anche questa è San Mari della Mare, è strano perché è un lavoro che ho fatto molto breve, eppure evidentemente ha particolarmente colpito. È una bambina figlia di Rom e il gioco in questo caso per me, cioè lo scatto l'ho fatto perché la bambina era piena di puntini e la struttura formale della foto è fatta di strisce che convergono verso il centro dell'immagine. Di linee, e quindi, beh, e quindi era il rapporto tra queste due cose e anche il fatto che la bambina fosse in bilico sul guardrail. Ecco, io chiedo alla regia se può rimostrarla perché in effetti tu hai dato una spiegazione molto coerente di questa fotografia, hai parlato di punti, hai parlato di linee, eccola qui, io da profano, non faccio parte del mondo della fotografia, il primo pensiero che ho avuto è ma la bambina poi è caduta? No, no, ecco. L'ho spinta io. Okay. No, perché... no, non è vero. No, no, dai, no, quello, non quello è no. Caduta. Ricordiamo che per fare fotografie non vengono maltrattati né animali, no, né persone. No. Ok, questo è fondamentale. Comunque è bella la tua spiegazione. Perdonami, ma noi siamo veramente terra a terra, quindi no, dobbiamo dare no. Le spiegazioni differenti. Lo scatto è sicuramente molto, ma molto interessante. Abbiamo la possibilità di vederne un altro, regia, un altro scatto della qui presente Sara Munari, che ci racconterà, ci spiegherà, insomma, da dove è nato. Questo, allora, io quando l'ho vista, Sara, ho pensato sempre da profano, alla PlayStation. Ah, beh, può essere, ti spiego perché può entrarci in un discorso del genere. Questo è un lavoro che ho fatto in Israele-Palestina e in questo lavoro ho tentato di spiegare come, a prescindere dalla fazione politica o geografica o di qualsiasi tipo sociale delle persone che abitano in quei paesi, tutti purtroppo devono sottostare a uno spazio vitale che non è deciso dall'individuo ma portato da terzi. E in questa serie fotografica ci sono spesso dei cerchi o delle linee che chiudono le persone in spazi delimitati. In questo caso, essendo bambini e dato il fatto che stessero giocando a calcio, non erano ancora entrati nello spazio stabilito. E il gioco, cioè la PlayStation, mi viene in mente perché anche lì è un gioco stabilito da terzi entro il quale tu devi giocare. Certamente, poteva ricordare sicuramente anche i più attenti che lo guardano da casa anche le moviole delle partite di calcio che fanno vedere sempre il cerchio sul giocatore, il movimento, insomma, cose un po' particolari. Possiamo dire che questo scatto quando l'hai fatto, più o meno se ti ricordi, così capiamo sì, se tu hai rubato fatto, l'idea. O... No, no, non ho rubato l'idea perché non guardo il calcio, ma l'ho fatto 3 anni fa. Tre anni fa, quindi diciamo che già quella tecnologia c'era, però tu non hai rubato l'idea perché non guardi trasmissioni sportive. Ok, perfetto, quindi a scanso di equivoci noi l'abbiamo ricordato. Altro scatto da commentare insieme di Sara Munari, lo guardiamo. Eccolo qui, è un po' il concetto di prima o sbaglio? È lo stesso posto, questa è la porta, non mi ricordo come si chiama la porta di Gerusalemme, ripresa dall'alto con tutte queste persone che chiaramente hanno religioni differenti perché da sopra non distingui niente e queste invece sono racchiuse nel proprio spazio vitale. La pallina rossa che vedi è il diametro esatto dell'allungamento del braccio di una persona. Ah. Che è lo spazio vitale che noi teniamo gli uni dagli altri. Nulla è lasciato al caso, no. Tutto è assolutamente studiato. Ecco, in fotografie come queste immagino ci sia un grande lavoro di post-produzione anche. Ma in questo caso la post-produzione non è tanta, cioè la post-produzione è il pallino che ho inserito che è grafico, ma io intendo post-produzione eccessiva quando tu non metti nelle condizioni il fruitore di percepire il fotoritocco. Invece nel momento in cui la cosa è chiara, chi legge la fotografia non dovrebbe infastidire, perché è chiaramente è stato portato un cerchio grafico, quindi non incorrono in dubbi le persone che guardano. Affronteremo tra poco sicuramente anche questo argomento della post-produzione, di come una fotografia viene modificata, mi viene da pensare a Photoshop, che è il programma che poi tutti quanti utilizzano per taroccare le immagini. Volevo chiedere soltanto su questa foto brevemente se l'idea del cerchio è nata prima di scattare la foto o ti è venuta dopo? No, ho portato a casa il lavoro stando lontana dai soggetti, sapendo che avrei fatto degli interventi relativi allo spazio.
Però poi, tornata a casa, ho deciso foto per foto quale sarebbe stato l'intervento funzionale a quello che più volevo utile. Dire. Perfetto. Allora, tra poco continueremo a guardare le tue fotografie, abbiamo anche altre sorprese per te, continueremo a parlare della tua carriera. Intanto una piccola pausa. Media News opera da 10 anni nel settore della comunicazione. La parte videogiornalistica si avvale di una redazione composta da professionisti e di una struttura tecnica all'avanguardia. I 400 metri quadrati di studi e uffici a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, consentono la produzione di numerosi format. Ben ritrovati i nostri telespettatori, nuova edizione del nostro telegiornale. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Altro Studio Sport. La rete capillare sviluppata con le emittenti locali presenti sul territorio italiano, cresciuta negli anni, permette a Media News di disporre di numerosi contenuti, sport, cronaca, politica, e di poter veicolare le proprie produzioni su molteplici testate presenti sul territorio. Tra i clienti dell'agenzia ci sono ANSA, Corriere dello Sport, Tutto Sport, ADN Cronos, Yahoo, Perform, Eurosport, La 7 e molti altri ancora. Eccoci tornati in studio ancora una volta con Sara Munari, fotografa ospite questa sera di Terminal 1. Allora Sara, continuiamo a parlare di fotografia, ma in questo momento ci permettiamo noi di giocare con te con la fotografia, il che può sembrare alquanto strano perché giocare con le foto con una fotografa è anche molto rischioso. Oltretutto, in realtà io ti mostrerò ora delle immagini che possono essere persone, possono essere paesaggi, soggetti generici. Tu guardale e dimmi cosa ti viene in mente, saranno evidentemente legate a quella che è la tua professione. Cominciamo a guardare la prima fotografia, regia. Un rullino fotografico. Un rullino, visto così, vabbè, l'immagine è poco poetica, ma legata a un periodo a cui collego della poesia. Al rullino collego il fatto che fino alla nascita del digitale tutti i fotografi che avessero a che fare seriamente con la fotografia, ma non seriamente però, che avessero a che fare con la fotografia, spesso si portavano avanti tutto il processo loro, quindi dallo scatto, lo sviluppo e la stampa. E questa foto la collego al processo intero che utilizzavano i fotografi per esprimersi attraverso la fotografia. Parte del lavoro del fotografo è in camera oscura, quindi il fotoritocco, come dicevamo prima, è comunque importante, e quindi collego questo a quell'aspetto. È un'era fotografica ormai passata in buona parte, quella sì, della pellicola, nell'era del digitale. Come è cambiato anche per te il tuo mondo in questi anni? Allora, il mio poco, nel senso che io scattavo poco prima e scatto poco adesso. Quello che ha fatto il digitale è che ha avvicinato le masse alla fotografia. Quindi la fotografia si è in qualche modo democratizzata ed è entrata a far parte dell'uso comune delle persone, tant'è che adesso ce l'abbiamo anche nel cellulare, nella macchina fotografica, e fino a poco tempo fa questo era impensabile. C'è anche da dire che l'evoluzione della fotografia è stata brevissima, è stata brevettata nel 839, e di conseguenza la vita che ha avuto è davvero breve, quindi l'evoluzione sarà ancora velocissima e pertanto... E chissà quante cose cambieranno. Infatti, ancora. Siamo in mezzo alla trasformazione. È una trasformazione positiva secondo te o no? Non cambia niente, cioè il mezzo rimane quello, si evolve, ma l'occhio che sta dietro la macchina fotografica è sempre quello dell'uomo che scatta la foto, quindi non cambia il mezzo con cui scatta. Allora, a proposito di storia, abbiamo un'altra fotografia da mostrarti. Abbiamo visto una pellicola, guardiamo questa macchina, cosa ti viene in mente? Polaroid. Alla Polaroid mi viene in mente un positivo diretto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Spiegacelo. Allora, all'inizio della storia della fotografia, il materiale su cui veniva impressa l'immagine era duro e non trasparente, di conseguenza non era riproducibile perché non era trasparente il supporto. Il Polaroid ha la stessa caratteristica, nel senso che quando scatti è un positivo diretto che si autosviluppa in macchina. A me viene in mente la parte tecnica in questo caso. Dal punto di vista invece di utilizzo, il Polaroid è un mezzo eccezionale perché quando scatti non sai mai cosa esce.
quindi è tutta una sorpresa. Però lo vedi subito. Lo vedi subito, sai cosa cambia, però non puoi farlo per le cose veloci, puoi farlo per un ritratto. Ah, certamente sì. Tra l'altro è uno strumento che ha avuto anche un buon successo, se non ricordo male erano gli anni 90, lo sì, dico da profano. Sì, no, ma tuttora, tra l'altro adesso, se non ricordo male, ha buttato fuori un nuovo progetto che si chiama Impossible, che è una pellicola polaroid in bianco e nero, che è interessantissima e ha riottenuto un ulteriore successo. Ah, quindi anche un passato che ritorna, sì, la moda ciclica anche nella fotografia. Beh, uno dei nostri fotografi più riconosciuti all'estero, che si chiama Maurizio Galimberti, ha fatto del Polaroid il mezzo con cui ha scattato praticamente tutta la vita. L'hai mai utilizzata? Sì, l'ho utilizzata, l'ho portata una volta in India con me, solo che avevo portato 7-8 pacchi di pellicole, sono pacchi Polaroid, e credo che si siano bruciati tutti e 8 sotto i raggi X, perché ecco, sono arrivate e uscivano tutte marroni. Questo è un problema grosso, e mi verrebbe da chiederti come hai fatto poi a sopperire. Ho scattato con l'altra macchina, perfetto, quindi insomma gli inconvenienti tecnici possono capitare a chiunque, anche ai professionisti. Assolutamente. A proposito di macchine, tu hai portato una tua reflex? Sì, questa è una delle macchine che ho. Possiamo farla vedere, però alzala in mano, tieni in mano, falla vedere la telecamera, così la possiamo anche vedere. Eccola qui. È una macchina, immagino, altamente professionale. Io parlo sempre da profano, naturalmente, però mi raccontavi fuori onda, quindi lo svegliamo, che tu tante delle tue fotografie le fai con una compatta. Sì, con una mirrorless, una piccola macchina. Queste sono macchine... Io viaggio molto e viaggio con lo zaino in spalla per produrre i miei lavori. E quindi per me è molto più comodo utilizzare macchine che nel corredo abbiano un peso inferiore. Caccio la busta nello zaino e riesco a viaggiare. Dovessi pensare di portare dietro il corredo equivalente della mirrorless, con queste pesa 4 volte di più. È soltanto quindi una questione di comodità? Assolutamente di comodità. Come dicevo prima, ci siamo sempre noi dietro al mezzo, quindi ecco, sì. Però, scusami, una curiosità sorge spontanea. Per quale motivo macchine come quella che hai portato costano svariate centinaia di euro, mentre una compatta può costare anche 150-200 euro di buona qualità? Dove sta la differenza? Perché altrimenti uno a casa dice, ma io mi compro una compatta, faccio le foto belle come le tue e ho risolto il problema. Allora, diciamo che le reflex si possono usare, cioè tutte le macchine possono essere usate per quasi tutti i generi fotografici. Il vantaggio della reflex è che, essendo l'ottica intercambiabile, puoi usufruire di angoli di visione differenti in fase di scatto. Per quanto riguarda le compatte, che sono quelle alle quali non puoi cambiare l'obiettivo, vanno bene, ma vanno bene per cose veloci. La mia è una mirrorless, cioè ha la struttura di una compatta alla quale puoi cambiare le ottiche. Quindi è una via di mezzo giusta tra le due cose. Che quindi dà anche un tocco di professionalità in più rispetto a una compatta da vacanza, diciamo. Sì, professionalità è una parola strana, nel senso che... Sì, va bene, è più professionale. Sì. Okay. Grazie per non avermi corretto, apprezzo molto questo aspetto. Sei quindi sostenitrice del fatto, in molti lo pensano, che se a Steven Spielberg dessimo in mano una telecamera amatoriale da vacanza può tirarne fuori un buon film comunque? Hai voglia, certo. Assolutamente sì. Certo, conosco fotografi che scattano con scatole di scarpe e un buco. Quindi insomma è la qualità umana che fa più della macchina, e questo è un po' un tuo must, possiamo dirlo tranquillamente. Continuiamo a giocare con le nostre fotografie, non le tue, con le nostre, sì. Regia, vediamone un'altra. Ecco, qui entriamo nell'era social. Questo è il logo di Instagram, che è quell'applicazione. Tu mi guardi con una faccia come dire, aiuto, cos'è Instagram? Adesso per una fotografa sappi che è grave. No. Per quanto sia un social network e quindi comunque veramente alla portata di tutti, non abbia nulla di professionale, però è il classico social network nato per le fotografie, quindi è un po' il Facebook della fotografia. Sì. Qual è il tuo rapporto con i social? Dalla faccia che hai fatto ho già capito la risposta, ma visto che a casa non l'hanno vista, spiegacelo. No, allora, per quanto riguarda questo social in particolare, non sono iscritta e non ne comprendo bene l'utilizzo, perché questi social hanno il presupposto dello scatto singolo, cioè tu butti sulla foto e c'è la gente, suppongo anche lì, che dice mi piace, non mi piace, certo, o commenta, non lo so. Il problema di Facebook, come di questi altri social, è che il giudizio si avvale della possibilità di vedere una foto singola, e invece secondo me il fotografo può essere giudicato solo quando guardi un portfolio nell'insieme, cioè un insieme di fotografie che riguardino un certo tema, perché lo scatto singolo buono viene bene a tutti in quantità. Certamente. E di questo sono certa.
Quindi sei contraria fermamente ai social network? Assolutamente per pubblicare... no, io lavoro molto con Facebook. Facebook per me è stato il mezzo con cui io... hanno cominciato a conoscermi in tutta Italia e per cui sta andando molto bene. Quindi assolutamente non sono contro. Sono contro la logica del mi piace. Ok, ok. Sì, che è più romantica, se vogliamo, da un certo punto di vista. Una domanda te la faccio sul... oltre che sull'utilizzo dei social network, volevo proprio andare a capire cos'è un portfolio fotografico, perché l'hai citato adesso, ne hai scritto un libro anche dove spieghi questa cosa, però per gli ignoranti come me, cos'è esattamente un portfolio? Allora, un portfolio è un insieme di fotografie correlate tra di loro dal punto di vista estetico, formale, di messaggio, che vanno a spiegare una certa idea che il fotografo ha avuto relativamente a un argomento più generico. Ok, quindi è una sorta di... racconto. Ok, di un racconto, comunque sia di un raggruppamento, il capitolo di un libro? Potremmo definirlo così? No, un libro. È proprio un libro intero? Sì. Ok, ok, perdonami, ma naturalmente anche a me vanno spiegato. Oppure il capitolo di un libro all'interno della vita di un fotografo, cioè i tanti portfolio che un fotografo produce, a fine vita fanno un libro. Ok, perfetto, è una spiegazione molto chiara, ora se me lo chiederanno saprò cosa rispondere, grazie a te, Sara Munari. Andiamo a vedere un'altra fotografia insieme, vediamo un tuo commento. Allora... qui siamo sul generico più assoluto. È infrarosso? No, secondo me no. Questa è una fotografia semplicemente in bianco e nero, quindi non è infrarosso. Niente, c'è una linea prospettica molto forte che si perde nella curva a sinistra del fotogramma. A livello tonale potrebbe essere interessante perché il tono dei fiori chiari vanno a stagliarsi sullo scuro delle montagne dietro. Descrive una strada aperta di un possibile treno che passa, molto statica. Ecco, questa, no, ricordiamo, non è una tua fotografia, l'abbiamo scelta noi proprio per testare non tanto la tua capacità artistica, perché quello o professionale, visto che non hai definito arte il mondo della fotografia professionale, quanto piuttosto per sapere le tue sensazioni di getto. Tu hai dato una spiegazione di questa fotografia estremamente articolata e l'hai appena vista in tempo reale in questo momento insieme ai nostri telespettatori, quindi io semplicemente vedevo un binario e il bianco e nero. Tu hai dato invece una spiegazione molto tecnica, eccola qui, che fa capire insomma che di fotografia vivi non a caso, evidentemente. Abbiamo anche ora una fotografia da farti vedere che secondo me scatenerà una tua reazione, ma dopo che la vedrai capirai il perché. Voglio farti una domanda, regia. Fabrizio Corona, cosa pensi? A me sta simpatico, poverino. Cioè mi dispiace per non mi dispiace per quello che è successo a lui adesso. Mi dispiace perché rispetto a quello che ha fatto lui ci sono tanti che meriterebbero di fare più carcere ancora, ma questo non c'entra niente. A livello fotografico è un genere completamente differente, lui è un paparazzo e per paparazzo si intende quella persona che di mestiere va a ricercare i VIP e il gossip, che poi si sia infilato in casini, così, quello dipende dalla persona, cioè se lui è così. Probabilmente... Era proprio lì che volevo andare a parlare con questa fotografia, perché da quando è stato scarcerato è uscita poi la notizia che lui, se non sbaglio, aprirà una scuola per fotografi. Come interpreti questa cosa? No, probabilmente terrà un corso, sì, avevo letto qualcosa anch'io. E spero che studi e una volta studiato può benissimo insegnare a terzi, spero. Perfetto. Ultima fotografia da mostrarti, una curiosità, e qui ci facciamo due sane risate. Regia, riconosci questo oggetto? È quello per il selfie, forse. Eh sì, è proprio lui. Ma guarda, il selfie è una forma di autoritratto. Insomma, l'autoritratto è nato prima coi quadri e poi subito praticamente con la nascita della fotografia. Mi ricordo che i primi autoritratti, forse il primo autoritratto che mi ricordo era di uno che si chiamava Cornelius qualcosa, che si era fatto un autoscatto, quindi è nata subito la pratica dell'autoritratto, il riconoscersi da qualche parte, e quindi non è, cioè mi fanno sorridere i contenuti dei selfie, ma il fatto che uno si autoprenda un'immagine non ha niente di... Però possiamo dire che questi bastoni che da quest'anno cominciano a circolare sono veramente terribili, non si possono vedere. Vabbè. Un pugno in un occhio e tante volte il pugno ti arriva per davvero, perché se uno non sta attento col bastone te lo infila dritto nell'occhio destro e non è piacevole. Senti, prima di chiudere, abbiamo visto nella nostra copertina che ha raccontato un pochino della tua storia, tu hai scritto dei libri e ce n'è un altro in preparazione che uscirà a breve.
Sì, il primo che ho scritto è stato quello che hai citato prima sul portfolio fotografico. Quello che sto scrivendo adesso, che sto finendo e che andrà in pubblicazione, spero di presentarlo al Salone del Libro a ottobre a Milano, riguarda la grammatica di base per parlare con le fotografie, cioè un po' le cose che mi hai fatto fare adesso, nel senso perché una foto funziona, perché non funziona, come è meglio fotoritoccare per dire una cosa piuttosto che un'altra, perché certe cose si possono fare, certe no, tutto con la fotografia, per arrivare a raccontare fotograficamente le cose. Tu cosa speri quando qualcuno prende in mano un tuo libro e legge quello che tu hai da raccontare attraverso le parole o di più attraverso naturalmente le immagini? Quale vorresti fosse la reazione da parte di un lettore? Che sorridesse per tutto il libro e che cercasse di capire quello che intendevo. Beh, insomma, noi te lo auguriamo naturalmente, in bocca al lupo anche per questa nuova pubblicazione che a breve verrà rilasciata. In chiusura ti chiedo, ci sono dei contatti per magari saperne qualcosa di più sulla tua carriera o semplicemente anche sul tuo mondo, quello della fotografia? Hai un sito, un modo allora, per contattarti? Allora, ho un sito che si chiama, che è saramunari.it, però la cosa che sta funzionando benissimo adesso, ho aperto un blog dal 5 di gennaio che si chiama Musa, Munari Sara, e dal 5 di gennaio ho avuto qualcosa tipo 550.000 visite, una roba allucinante. Sì, pubblico delle notizie relative alla fotografia giornalmente, e quindi lì ci sono proprio notizie, premi a cui si può partecipare, come si fa un portfolio, quali sono le mostre da andare a vedere, autori della storia della fotografia, è molto variegato, però sta ottenendo un buon successo. Beh, se avete voglia di avvicinarvi al mondo della fotografia e vi è piaciuto questo racconto fatto insieme a Sara Munari, andatela a trovare su internet e troverete tutti i recapiti e potrete veramente avvicinarvi a questo mondo, scoprirne di più e magari scoprire che anche per voi è la vostra strada, perché no? Grazie mille Sara Munari. Grazie a te. Grazie per Ciao. Essere stata dei nostri, un ringraziamento naturalmente anche ai nostri telespettatori per averci seguito fin qui, alla prossima.